Italia è piccola piazzola, davanti pompa di benzinaggio. Macchine piccole, macchine costose, camion. Maschi giacca e camicia. Maschi con braccia grossi e ascelle che puzzano. Sedili di macchina, lettini di camion. Albergo con bagno fuori di camera. È freddo. Mio paese era bello. Tutti i ragazzi potevano studiare. Tutti i grandi potevano lavorare. Io potevo vivere con mia madre e mia famiglia e insegnare musica. E quando c'era con la musica, io non sentivo che mia famiglia faceva difficoltà ad andare avanti. Non sentivo che il mio stipendio era $25. Non sentivo odio per strade e la guerra che stava per arrivare. Ma quando finivo di insegnare ai ragazzi e tornavo a casa, io tutte queste cose che ho detto prima le sentivo. E tutti i giorni mia famiglia diceva: tu sei giovane, noi ormai nostra vita è questa, nostra terra è questa, così così. Ma mi diceva: non pensare che anche per te è così, perché il tuo mondo è quello che conosci. Noi conosciamo solo questo mondo e dobbiamo stare in questo mondo. Ma tu puoi conoscere il mondo che vuoi e stare nel mondo che vuoi. Io dicevo che il mio mondo era dove c'era mia famiglia, dove c'era musica. Ma poi è venuta guerra e io continuavo con musica. Però poi tanti ragazzi sono andati a combattere, altri non sono più venuti a scuola, fino a quando a scuola non c'era più nessuno, è diventata deposito di armi. Allora con gli occhi bagnati ho detto a mia famiglia che io non potevo più stare, che dovevo andare via a cercare un nuovo posto, dove poteva stare musica, dove poteva stare io. Mio padre ha dato tutti i pochi dollari che aveva messo da parte a persone che potevano portarmi in Italia, paese di Vivaldi, Puccini, Puccini, Ramazzotti. Dollari però non erano abbastanza. Quelle persone hanno accettato che mi portavano in Italia e mi davano documenti italiani. Poi quando io ero arrivata in Italia io dava soldi che mancavano per viaggio e documenti. Tutto un viaggio spaventoso. Quei uomini che si erano messi d'accordo con mio padre mi hanno portato in ficca a casa in campagna con altre ragazze di mio paese. E mi sembrava di stare proprio come il mio paese. Non potete uscire, senza luce, senza acqua, senza musica. Poi uomini arrivano e io chiedo documenti. Io voglio documenti per poter uscire, per poter trovare lavoro. I documenti te li diamo quando finisci di pagare noi. Ma io come faccio a pagare se non lavoro? Te lo troviamo noi il lavoro. E l'hanno fatto. Italia è piazzola davanti a Agip. È bocca figa, tette, culo. Bidoni che bruciano per sentire un po' di caldo. Amiche che parlano mia lingua. Ma niente documenti, attenta polizia. Di giorno chiusa in casa, di notte a lavorare, a pensare a musica, a cantare con mie amiche, a cantare tra me in silenzio di continuo, tante notte, 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 notte. Per sentire solo quello. E non pensare che Italia è... isello di italiano dentro di me.